Buongiorno, oggi vorrei parlare di un argomento un po' particolare che è la sicurezza volo. Eh sì, perché in 15 anni ne abbiamo viste un po' di tutti i colori e ancora adesso dei piloti ci chiedono: ma il paracadute d'emergenza serve? Dove dobbiamo portare? Ebbene sì, adesso vi rispondo un po' in base alle mie esperienze. Dal mio punto di vista, il paracadute d'emergenza è indispensabile per due motivi. Primo, psicologico. Perché se noi vogliamo e sappiamo che abbiamo una seconda alternativa, quindi un qualcosa che oltre alla nostra ala ci può proteggere e portare a terra in sicurezza, siamo molto più sereni. E poi dal punto di vista effettivamente di sicurezza, se dovesse succedere qualcosa o al nostro paramotore o alla nostra selletta, alla nostra ala, avere un paracadute di 30-40 metri quadri sicuramente ci può salvare la pelle. Ci sono dei video che lo dimostrano, dei piloti che avevano il paracadute d'emergenza, anche a bassa quota, ma veramente bassa quota, gli ha salvato la pelle. Mentre purtroppo ci sono degli altri video di piloti che non avevano il paracadute d'emergenza e non si sono salvati. Quindi mi raccomando, ragazzi, a meno che non fate il girocampo di un minuto, paracadute d'emergenza sempre. Paracadute emergenza efficiente, ripiegato, di ultima tecnologia, ok? Adesso non abbiamo più la scusa, ma sono grossi, ingombranti, ok? Adesso sono i paracaduti molto piccoli e leggeri, come questo, un paracadute molto piccolo, è circa 25 cm per 25, pesa poco più di un chilo e porta 120 kg, ad esempio questo è il mio personale. Quindi non c'è più la scusa, era grosso, pesa, lo lascio in macchina, no. Adesso con le ultime tecnologie si possono avere dei paracaduti molto efficienti e molto piccoli. Ad esempio, questo modello pesa 1,5 kg e porta 130 kg. Quindi ci abbiamo rotondi, quadrati, triangolari, pilotabili, come vogliamo. L'importante, ragazzi, è mettere il paracadute d'emergenza, perché purtroppo si sentono ancora incidenti per persone che non hanno potuto lanciare il paracadute d'emergenza e ne avevano tutto il tempo. Quindi, dal mio punto di vista, la connessione ai moschettoni, perché? Perché se noi lanciamo con il paracadute d'emergenza connesso ai moschettoni, abbiamo le funivincolo molto più corte e quindi il tempo di apertura è minore. In più, connesso direttamente così ai moschettoni, abbiamo la caduta che è praticamente seduta, quindi nella stessa posizione di volo, e quindi andrà a impattare prima di tutto col terreno il nostro telaio e non le nostre gambe. Quindi il telaio. Mentre se abbiamo la funivincolo connessa che ci gira dietro, oltre a ritardare il tempo di apertura, perché ora che si apre tutta la funivincolo, si aprono i velcri, apre il paracadute, dispiega la velatura, ci mette del tempo, saremo praticamente in piedi, perché connessi qua dietro siamo praticamente in piedi. E quindi la prima cosa che impatterà il terreno saranno le nostre gambe, che dal mio punto di vista, con 25 kg o più di paramotore, non è la cosa migliore. Quindi il mio consiglio è paracadute messo davanti, quindi connesso come ventrale. Quindi lo si può prendere sia con la mano destra che con la mano sinistra liberamente, connesso direttamente ai moschettoni, di ultima tecnologia, quindi leggero, quadrato, rotondo, come volete, ma l'importante è non lasciarlo in macchina, ma portarlo in volo. Ok, ragazzi? Poi questi sono anche belli perché hanno un bel portastrumenti, anche questi modelli. Poi scegliete un po' voi, ma l'importante, ragazzi, è portarlo in volo. Alcuni di voi potranno dire: però è connesso direttamente ai moschettoni, se c'è un malfunzionamento su un moschettone, ok. Sappiate che le funivincolo partono due, ma vanno sempre in una, quindi con una comunque vi salva la pelle. Se si dovesse rompere un moschettone, un malfunzionamento, c'è comunque quell'altro. Sappiate che un moschettone mediamente porta 1800-2000 kg o più, anche con un moschettone vi salva la pelle. Ma vogliamo stare sereni? Ogni paio d'anni mettiamo un paio di moschettoni nuovi, la connettiamo ai moschettoni e siamo tranquilli. Ok, ragazzi? Quindi, per tutti quelli che ci dicono emergenza sì o emergenza no, emergenza sempre. A meno che non facciamo un girocampo di un secondo e magari effettivamente non ce n'è l'occasione, no. Ma se no, emergenza sempre. Per la nostra sicurezza, per la nostra famiglia, per tutti. Mi raccomando, ragazzi. Quindi, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se vi è piaciuto, un bel like e condividi e ci vediamo al prossimo. Saluto, ciao!